E la carne? Troppo buona. E gli hamburger? Buonissimi. E la musica? Rigorosamente dal vivo. E la birra? Da volar via. Beer Pub, mangi, bevi e ti diverti. A Torricella Verzate, in via Emilia 2. Strada Agrippina come una tangenziale, i residenti della downtown vogherese hanno scelto di segnalare il problema delle auto che sfrecciano ad alta velocità, protestando questo pomeriggio contro l'indifferenza delle amministrazioni. Abito in Strada Agrippina praticamente da quando sono nato ed è da una vita che chiediamo al comune di installare qualche dissuasore, insomma di trovare qualche sistema per rallentare la circolazione in questa strada, perché è veramente impressionante la velocità alla quale passano le macchine, soprattutto in questa zona, quindi nella zona in cui Strada Agrippina va verso il Ponte Rosso, si raddrizza e diventa veramente, veramente una pista da corsa. Di mettere per le velocità che vado a meno, perché qui è una pista di notte, poi le moto, tutto. E poi io ho il problema di quei cassonetti lì, che tutte le volte che esco dal cancello per me è un problema, perché quando si esce con la macchina ostruisce la visibilità. E quando tu devi passare la mezza carreggiata dalla strada per vedere chi arriva dalla curva. Ma secondo i cittadini, da parte dell'amministrazione Barbieri e dalle giunte precedenti, nessun reale interesse a risolvere il problema. Qui i dossi non li hanno messi. Hanno fatto un dosso dall'altra parte di Strada Agrippina, quindi nell'area in cui comunque la strada è già più stretta, diventa più lenta di per sé la strada perché ha più curve, diventa più piccolina, con buche sui lati, e quindi che cosa succede? Che le macchine rallentano in maniera più o meno naturale. Grossi incidenti per fortuna capitano poco, è capitato in passato che ci siano stati anche dei morti, sono state investite un paio di persone di cui uno era un mio parente, mio nonno, e non c'è stata alcuna risposta comunque in merito alle richieste che abbiamo fatto al comune, quindi anche nel momento in cui è successo un incidente o qualcosa di grave nessuno ha detto ok, facciamo qualcosa, mettiamo dei dossi, facciamo degli interventi. L'unica cosa che hanno fatto è stato installare un cartello nella zona dietro di me sul quale c'è rappresentato l'attraversamento pedonale, quindi a indicare che ci sono una serie di attraversamenti pedonali lungo la strada che ovviamente non ci sono perché è una strada secondaria, e quindi in questa zona comunque strisce pedonali non ce ne sono. Ecco. A supportare la protesta dei cittadini il Partito Democratico ed il Movimento Civico Italia del Rispetto. Noi siamo stati contattati da un gruppo di cittadini di Strada Agrippina per la velocità e quindi il rischio dei residenti. Il Partito Democratico già allora aveva fatto un'interpellanza su una raccolta firme che i cittadini avevano depositato in comune, quindi pertanto abbiamo ritenuto oggi di essere qui insieme a fare questo presidio. Io, contattando i cittadini, sono arrivato alla conclusione che la Strada Agrippina è, secondo loro, diventata la seconda tangenziale di Voghera, che unisce la statale che va verso Casteggio con la provinciale che va verso Retorbido. Quindi questo tratto di strada è un tratto di strada ad alta velocità. Dicono macchine che passano oltre i 100 all'ora, e pertanto abbiamo ritenuto come Movimento Civico di essere vicini a loro e a fare questo ulteriore sforzo. Fino ad oggi non è stato fatto niente da parte della Giunta Barbieri. Ha promesso 5 anni fa, ce lo ricordavano i cittadini che sono stati in comune, che hanno protestato, che ce l'hanno messa tutta per vivere meglio in questa bretella che ormai è diventata la strada Agrippina, la tangenziale che da Voghera porta a Casteggio. Promesse e nessun tipo di risultato. Di fatto è una delle strade a maggior tasso di incidenti di Voghera. 20 minuti fa qui una moto si è scontrata con un'automobile. 15 giorni fa due auto si sono scontrate tra di loro. Abbiamo visto prima la testimonianza di un ragazzo che abita da queste parti, il cui parente è morto in un incidente stradale. Si vede, come ha ricordato Barbieri, che la protesta delle persone, la raccolta delle firme a lui non interessa e la gente continua a stare male. Noi siamo qui a testimoniare che se saremo eletti in campagna elettorale, ma indipendentemente da questo, noi chiediamo che l'amministrazione comunale, quindi vogliamo sensibilizzare il commissario prefettizio a risolvere questo tema annosissimo.
chiediamo anche che il commissario, visto che Barbieri è stato inutile, passi da queste parti, contatti la gente, no? E si faccia raccontare come si vive qua al mattino alle 8 o alla sera, quando centinaia di macchine a 80 all'ora sfrecciano, rendendo difficile addirittura uscire per strada.